Presidente, lei è qui a Crotone per gli alluvionati e per parlare insomma con l'associazione e con i problemi che hanno queste persone che ancora non hanno ricevuto nessun finanziamento. Noi abbiamo, intanto ringrazio il Presidente della Camera di Commercio, il Commissario Pugliese, ringrazio tutte le associazioni che mi hanno oggi chiesto di partecipare a questo incontro. Sono contento di tornare sul territorio crotonese anche perché per quanto ci riguarda, per quanto riguarda la regione Calabria, lo sapete ma ne parlano le carte, tutti i passaggi che devono essere assolutamente svolti sono stati svolti e subito, con una celerità che non era mai stata, che non ha gemelli nella precedenza, nel senso che per quello che riguarda l'ultimi disastri dell'ultima alluvione, la Regione Calabria ha approntato tutto quello che doveva approntare. Adesso c'è semplicemente da attendere che arrivino i fondi e che tutti vengano risarciti, soprattutto le aziende, oltre che i privati, ma le aziende perché hanno necessità di ripartire in un momento che è già complesso, complicato, e lo sappiamo perfettamente che cosa abbia significato questo anno e mezzo di pandemia per tutte le aziende e per tutte le imprese. Quindi come dire, far piovere sul bagnato, ma non in senso positivo ma in senso negativo, è veramente una situazione pesante. Per il resto vengo invece a raccogliere le proposte del territorio crotonese, perché io ritengo che in tutta la storia istituzionale di questa regione Calabria ci sono dei territori che sono stati molto poco attenzionati, molto poco aiutati, e capisco anche lo stato di agitazione e la polemica che può arrivare da parte dei cittadini del crotonese. L'ho ricevuto anch'io in questi mesi e me ne rendo conto, hanno assolutamente ragione, ma a rimettere a posto i cocci di una storia istituzionale frammentata e frammentaria non è facilissimo. Io sono arrivato in un momento in cui l'urgenza è stata quella sanitaria, un'urgenza che non era nelle competenze del Presidente della Regione ma che ho dovuto indossare assieme al Commissario governativo, proprio perché si tratta di cittadini calabresi. Quindi non c'è stato un accantonare gli altri problemi, ma purtroppo c'è stato quello di dover mettere in primis cercare di risolvere il problema sanitario, e abbiamo visto che cosa abbia significato nella nostra terra, per esempio riprendere le fila di una vaccinazione che non solo andava a rilento ma era iniziata male, molto molto male, per una sanità che è debole da tanto tempo. Quindi venire oggi per siglare questa intesa a che la regione faccia parte, assieme al comune, alla provincia, alla camera di commercio, di un diciamo pool di intervento in un territorio che secondo me troppo spesso è stato lasciato da solo, per quanto mi riguarda è un dovere oltre che un piacere, perché questa è terra sacra alla cultura, all'arte e alla produzione.